L'ASL di Pescara accorcia le distanze dai suoi utenti con le case della salute mobili, nell'ambito del progetto Abruzzo in Salute, finanziato con fondi PNRR per 5 milioni di euro destinati alle 4 ASL. Per l'azienda sanitaria di Pescara, destinataria di 700 mila euro, saranno in tutto 18 i comuni interessati dall'arrivo degli ambulatori mobili, che forniranno prestazioni sanitarie mirate alla prevenzione dei tumori, con l'obiettivo di snellire le liste d'attesa e favorire una sanità di prossimità nei comuni più distanti dai centri ospedalieri delle città, come annunciato da Vero Michitelli, direttore generale della ASL di Pescara. Per l'ASL è previsto un finanziamento di 700 mila euro, l'obiettivo è quello di portare la salute vicino al cittadino. L'Abruzzo è una regione montuosa, collinare, ha una densità di popolazione concentrata sulla costa e meno nella parte interna, e quindi nei luoghi meno raggiungibili la sanità attraverso una casa della salute mobile, cioè attraverso una struttura attrezzata, porta la prevenzione nelle aree disagiate. È importante perché raggiungiamo due obiettivi: la sanità di prossimità, che va verso il cittadino, e la sanità proattiva, che intercetta il cittadino e evita che diventi un acuto attraverso la prevenzione. Insomma, è una sanità diversa che, anziché attendere il cittadino nell'ospedale, va verso il cittadino nel territorio, per evitare che si ammali e quindi prevenendo la malattia. Si comincia con i primi 5 comuni il 30 novembre da Pescara, per proseguire con Città Sant'Angelo, Colle Corvino, Manoppello e Torre dei Passeri, secondo un cronoprogramma ancora da completare e che andrà avanti fino a gennaio 2024, toccando in tutto 18 comuni della ASL pescarese. Maria Carmela Minna, responsabile dell'unità operativa semplice di Dipartimento delle attività consultoriali della ASL di Pescara, spiega quali saranno i servizi erogati. È un track, all'interno ci sono vari ambulatori, per cui si effettueranno sia i 3 screening, quelli oncologici della cervice, quello del mammografico e quello del colon retto. Ci saranno degli ambulatori per effettuare gli ECG, la spirometria. Faremo anche dei vaccini, la mappatura DNA e la spirometria. Le case mobili della salute rappresentano un'opportunità soprattutto per pazienti anziani e fragili, con difficoltà a spostarsi per raggiungere i grossi centri ospedalieri, come sottolineato dall'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì. E su tutto il territorio sono partite già altre province, questa penso sia la terza. C'è una grande risposta da parte dei cittadini, perché è un'assistenza di prossimità e quindi vicino al cittadino. Vorrei anche ricordare che oltre alle case della salute, ecco, di comunità, così come stabiliti dal DM 77, noi ne apriremo altre 32 proprio per dare un'assistenza più vicina al cittadino.